Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Io sono Paolino e stasera con noi abbiamo i Flamingo che ci presentano un genere musicale pazzesco. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera a Ciao, tutti. ciao. Ciao anche agli ascoltatori. Siete una parte della band, no? Sì, in effetti siamo noi che siamo qui in studio e gli altri stanno in altre location attualmente. Ok. Bassista sulla mia sinistra, Mauro Rocchi, batterista Batterista. Massimo Raimondi, Filippo Marangoni, io canto e suono la chitarra. E gli Fantastico. altri poi, noi siamo qui perché siamo in studio a lavorare, noi tre. Bellissimo, bello, bello. Lavorare, mi piace questa parola quando parliamo di musica, ma lavoro, perché tanti credono che noi musicisti ci divertiamo e basta suonando. È un lavoro. Sì. È un lavoro. È un lavoro, sì. Ho sentito il vostro LP. Ragazzi, è troppo figo. Grazie. Grazie. Parlatemi della nascita di questo LP, da cosa è nato questa idea? Allora, l'idea, sostanzialmente noi ci siamo incontrati, ma ci conoscevamo da tempo, avevamo dei background musicali simili o diversi, abbiamo suonato 30-35 anni in giro insieme, non insieme, ma molto spesso suonando musica comunque che va dal rock, blues. Io magari sono più di stampo anche jazzistico, siamo comunque è un incrocio dei tre generi, no? Rock, blues e jazz. E ci siamo incontrati perché io casualmente, dopo tanti anni, ho cominciato a comporre, a fare dei brani, cioè delle linee, delle idee più che dei brani veri e propri. Li ho fatti ascoltare a loro una sera così e sono tornati a casa mia. Questi ti racconto un aneddoto carino. Sono tornati a casa mia, mi sono trovati davanti alla porta di casa dopo un mese, non mi ricordo, insomma, dopo un po', che io apro la porta, li vedo tutti e due e mi dicono la fatidica frase: vogliamo suonare questa musica? Io non ci credevo, li ho fatti entrare, li ho offerti il caffè e abbiamo cominciato, diciamo. E quindi sostanzialmente era il momento anche per me dopo tanta esperienza musicale in giro per l'Italia. Io la mia più grande esperienza musicale sono stati 20 anni o 22, 23, nel suonare musica degli Allman Brothers con una band che si chiamava Blues Dogs, con la quale abbiamo suonato nei vari festival blues in giro per l'Italia, nei locali, ma ero un giovanotto, insomma. E quindi, dopo questa esperienza, questo background, io dico sempre, mi ha insegnato a suonare quel poco che so fare, insomma. Sostanzialmente ho scelto di dire qualcosa di mio che richiamasse un po', compendiasse tutte queste esperienze. Loro mi hanno dato sostegno nell'arrangiare, sistemare, creare e, insomma, modulare poi quelli che sono i veri pezzi. La seconda parte del lavoro, come stiamo facendo stasera, viene fatta poi con l'emondista, il pianista ed un percussionista, perché la nostra caratteristica di band è avere, oltre alla batteria, le percussioni, ma non le percussioni intese in senso latin, ma per dare appunto quel suono southern blues, diciamo, che addolcisce un po' il percorso e lo rende un po' meno rock, diciamo. E questo lavoro di rifinitura finale poi si tramuta nel brano, che poi viene provato, riprovato, ecco, parlavamo di lavoro, sistemato, aggiustato, e poi per adesso, per quanto riguarda i prossimi lavori, suonato prima live e poi registrato. Invece, per quanto riguarda l'album, il nostro progetto creativo si è finalizzato nella realizzazione di un demo. Poi siamo passati a registrare il vero e proprio album con tanto di strumenti vintage, vero Hammond, ampli vintage, quindi pesi, scale, tu puoi immaginare, no? Quanta fatica. Tutto Tutti in diretta, in quindi. diretta. Mamma mia! Infatti ci tenevo a dirlo perché, diciamo, un ascoltatore tecnico questa cosa non sfugge, ma all'ascoltatore medio potrebbe non farci caso. Cioè, la registrazione che noi abbiamo fatto è analogica sotto tutti i profili, nel senso che il brano è suonato per intero, in diretta e senza click. E le parti, ad esempio, ti faccio un esempio di chitarra ritmica o di Hammond, vengono suonate di nuovo in diretta dall'inizio alla fine. Quindi chi è chitarrista sa quanto è difficile fare una parte ritmica per 3 minuti. Quindi ci sono sicuramente delle differenze, no? Delle piccole varianti nell'esecuzione che abbiamo preferito lasciare per dare questo respiro vecchio stile a un album nuovo. Però questo ci ha avvantaggiato sui live, quindi i Certo. live diciamo che sono abbastanza uguali poi al disco, quindi non è che si Chiaro. allontanano. Cioè, paradossalmente è il disco che è uguale ai live, perché è il Esatto. contrario. Chiaro. No, ma questo è fondamentale perché, guarda, una band che faceva questo discorso qua, tanti, tanti anni fa, erano gli Scorpions. Gli Scorpions facevano lo stesso lavoro. In effetti, quando tu andavi a ascoltarli in live,
era come se avessi su il loro disco, paro paro, uguale, perché usavano il vostro metodo, che è difficoltoso, è molto difficile, però poi, appunto, come dice il grande batterista, esatto, ti ripaga poi quando sei in live. Innanzitutto ti dà quella tranquillità, serenità di suonare il pezzo, perché lo conosci talmente bene che lo fai in scioltezza, no? Quindi ti puoi permettere anche di guardarti intorno senza problemi, perché lo fai senza problemi. E poi lo fai identico, cioè chi sente il disco sente il pezzo lì. Ma questo identico, se mi permetti, diciamo, è proprio questo l'aspetto fondamentale. Siccome è il disco ad essere registrato come se fosse un live, siccome ogni live è diverso da se stesso per definizione, tu l'unica cosa che fai identica e che sembra identica è l'anima della musica che fai, perché in realtà la produzione moderna prevede una rigidità nella registrazione e la necessità live di avvicinarsi quanto più possibile a quella registrazione, e quella è una natura morta. Se invece tu registri il disco come se fosse un live, con le accortezze di un disco, quando vai a fare il live stai, diciamo, facendo la cover del tuo disco, sostanzialmente. Ecco, questo come la pensiamo noi. No, ma non fa una piega, cioè il tuo pensiero non fa proprio una piega. Difatti, se vogliamo prendere uno dei dischi più belli in assoluto, questo secondo me, ma forse più di secondo me, dischi più belli live in assoluto è Made in Japan dei Deep Purple. Esatto. È uno quel concetto lì. Oppure Waiting for Columbus di Little Feat. Bravo. Altro. Beh, ce n'è poi uno che non possiamo non citare, Live at Fillmore East, Allman Brothers. Quello è l'esempio di come si fa un live. Certo. Che poi quello dei Deep Purple Made in Japan è stato un caso, perché registrarono così a caso, con un registratorino buttato lì sul palco, e pensavano che era venuta fuori una porcheria, poi invece quando l'hanno sentito hanno detto fermi tutti, questo dobbiamo fare il vinile, e ha fatto numeri stratosferici. Sì, è bravo, ha fatto una storia incredibile. Esatto. Quindi, il disco è appena uscito? Ma no, non mi sembra che è proprio appena uscito, da qualche mese? Verso la fine di giugno. Ok, da qualche mese. Abbiamo messo su tutti i vari social, streaming, eccetera. È uscito alla fine di giugno e in tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music e compagnia discorrendo. Abbiamo fatto anche, perché siamo legati anche a questo, delle copie fisiche che vendiamo ai concerti o se qualcuno ce le richiedesse, però sono marginali perché purtroppo, insomma, oggi la musica è liquida, quindi purtroppo... È vero. Non è che voglio fare discorsi retroguardia, comunque insomma c'è meno attenzione al supporto. No, perché anche se il vinile un mercato un po' ce l'ha, ma un CD oggi non ha neanche molto i supporti per essere ascoltato, quindi oggi è vero. Vendite del supporto, diventa quasi un gadget del concerto che ti è piaciuto. No? Venderemo le chiavette. Quindi anche quelle stanno per sparire, eh? Perché nelle macchine, nelle autovetture nuove, CD non c'è più. No. Una volta si inseriva la chiavetta, adesso non c'è più neanche quella, c'hanno la USB-C delle macchine, quindi non inserisci neanche, devi inserire il telefono, il brano ce lo devi scaricato nel telefono per inserirlo. Al di là dei gusti personali, diciamo, parlando di lavoro, ci sono delle regole da rispettare, no? In qualche maniera per presentare una band, quindi le battaglie di retroguardia secondo me a me non interessano, non è, cioè, no, certo. Appunto è l'amore per un certo tipo di suono, di modo di suonare, di musica, ma se tu hai ascoltato il nostro album, quella è certo. Timbro stilistico di brani che però non sono la copia di brani che erano stati suonati negli anni d'oro, diciamo, è la nostra musica suonata con quello stile. Diciamo. No, ma infatti io vi ammiro tantissimo perché molti, me compreso, prendono la strada facile e mi metto io nel mucchio, cioè faccio la mia cover e tanti saluti, no? Che poi non è così proprio strada facile, perché se vuoi fare una cover fatta bene devi studiare per farla bene, ok? Quindi non è proprio facile, però è molto più facile che fare l'inedito. Sì. E il fatto è che dopo tutti questi anni che noi ormai chiamiamoci Brummer, abbiamo fatto tanti di quelle cover che veramente non servono più, anche per
ci abbiamo provato, dico buttiamoci, vediamo quello che c'è fuori. Avete fatto più che bene, poi avendo un'esperienza tale, perché no, io vedo che lo fanno, che sto intervistando parecchia gente, molto giovane anche, lo fanno i ragazzi giovani, gli inediti si buttano, perché non noi? Certo, certo. Ma beh, infatti, noi abbiamo seguito un po' Buona Vista Social Club, capito? Cavoli, hai detto niente! No, nel senso che a una certa età poi sono andati in tour a 80 anni. Sì, 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 però hanno fatto un tour pazzesco. Infatti, confidiamo di fare questo. No, ma giusto, ci sta. Oh, ma adesso va bene tutto, ma Mick Jagger saltella ancora sul palco, Cavoli. Non so come fa, però ci saltella. Beh, sappiamo che comunque questi tipi qua si porta dietro tutti i medici personali. Cioè... Sì, no, vabbè, prima di salire sul palco si fa fare una bombola d'ossigeno, secondo me. Sicuro. Vabbè, ancora non siamo messi così, insomma. Cioè... appunto, abbiamo ancora di strada da farne, cioè, voglio dire. Voglia. Prima di avere... Quindi... Date live, quante ne avete programmate? Guarda, per adesso stiamo programmando i festival estivi, avremo una data, perché si prendono con molto anticipo, ci stiamo lavorando, anche perché diciamo, sì. Abbiamo date locali, ma non le cito per niente, perché non è qualcosa su cui noi siamo interessati, per carità, ci mancherebbe altro, ma fondamentalmente il nostro percorso musicale sarà nei club e nei festival. Ci tengo a dirlo perché per noi è un onore, al Festival Blues di Chiari il prossimo 5 luglio dell'anno prossimo, che ci hanno scoperto, anche come in questo caso, come nel tuo caso, ci hanno messo nella loro trasmissione radio e ci hanno voluto invitare in anticipo per fare in modo che fossimo presenti. Questo per noi è un grande onore, oltre che un grande piacere. E poi ecco, siamo riusciti a fare due festival al volo quest'estate, nonostante il disco fosse uscito da poco, che uno è il San Severino Blues Festival, l'altro il Seravezza Blues Festival, e sostanzialmente siamo alla ricerca di orientare la band verso questo tipo di musica, perché è veramente il più adatto, perché suonare nel classico locale dove girano le tribute band, ma con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, fa sì che la nostra musica non venga apprezzata, è un problema proprio di target. Mi hai quasi spoilerato la prossima domanda. Ok. Ma è normale. Le tribute band. Io... Mi viene l'orticaria, non lo so. Però ho fatto strano. Guarda, io ti dico la mia. Le tribute band hanno dietro di loro un lavoro, anche quelle che suonano bene. Quindi è un lavoro anche quello. Il problema è che è un lavoro, diciamo, senza ossigeno. Mi permetto di dire, nel senso che lo scopo finale, tu hai il percorso tracciato davanti, devi riempire i puntini e avvicinarti il più possibile, no? Come si faceva da bambini con quelle figurine che c'erano con i puntini da riempire, no? E invece noi suoniamo su puntini vuoti, cioè il foglio è bianco e dobbiamo fare i puntini, quindi sono due cose diverse, però io non metto in relazione, in competizione, semplicemente io non lo voglio più fare, non lo faccio e faccio altro, però questo mi comporta la necessità di selezionare anche i live, perché sarebbe inutile andare in un classico club, diciamo, di motociclisti che vogliono sentire la cover band di Bon Jovi a far sentire la nostra musica. È un peggio per loro, peggio per noi, insomma, adesso per dire adesso le prime cose che mi vengono in mente, ma senza essere snob, questo semplicemente realista. No, guarda, io il mio carattere è da fin che sono bambino, che sono nato, io non giudico, non mi piace giudicare perché non mi piace essere giudicato, quindi non giudico. Chiaramente dico una mia opinione, giusto o sbagliata che sia, però è una mia mera opinione. Le tribute band non mi piacciono perché, sempre questo è un parere mio personale, sembra quasi andare a scimmiottare le vere band. Cioè, pur che io suonassi molto bene, cioè quello che fa la tribute band si impegna, lavora, studia, per fare il pezzo dei Queen come suonavano i Queen, non sei Queen. Ma sai perché la tribute band intesa come tributo in quel senso, no? Quindi come fotografia di quello che vai a suonare, è un conto. Io ti faccio un esempio per scherzare. Se esistesse una tribute band dei Water Report, io andrei a sentirla. O di Miles Davis. Perché può fare la tribute band anche di Miles Davis, che significa non assomigliare a un genio a cui non è possibile assomigliare, interpretare l'altro in musica. Io lo dico per la mia esperienza. Io ho suonato 20 anni la musica degli Allman Brothers, non ho mai fatto un concerto uguale all'altro.
eppure era una tribute band, nel senso che i pezzi erano di un'altra band, però dipende che tipo di band o che tipo di idea c'è sotto, se quello di vendere allora un concerto fotografato o se quella di fare musica attraverso la musica di qualcun altro che ti ha insegnato ad amare la musica, ecco, questo è diverso, insomma. Chiaro, però purtroppo le tribute band si vestono proprio come loro. Sì, cioè, certo. Era un quello discorso il mio, perdonami. Lo no, ma l'ho capito benissimo, benissimo. Ci sta la grande il tuo discorso, io anzi, quello che proprio non vado a capire è perché mi devo vestire come si vestiva, non lo so, adesso prima ho parlato di Deep Purple, come si vestiva Ritchie Blackmore, devo mettermi una parrucca come la sua, farmi i baffetti come... Pensa, ma anche no! Cioè, voglio dire... Faccio il pezzo sì dei Deep Purple, cerco di farlo meglio possibile, lo faccio cover, però poi il bello del cover, secondo me, sempre la mia opinione, che faccio un pezzo cover di Purple, ma nel mezzo ci metto qualcosa di mio. Sì, ecco. Quello però è diverso da essere tribute band, no? Nel senso, appunto, parlavo chiaro di un concerto fotografico, se tu, mi viene questo paragone, se tu fai un concerto fotografico adesivo rispetto al massimo, rispetto a un originale, una fotografia, allora il look da palco fa parte del lavoro musicale. Se invece, come dici tu, fai una cover, la reinterpreti, quindi la fai passare dentro di te quella cover sostanzialmente, non potrà mai essere un tribute, perché passa attraverso, come se tu fossi un pedalino analogico, il suono passa attraverso di te e esce qualcos'altro, insomma, no? Quindi passa attraverso di te e esce qualcos'altro, è così. Quindi si avvicina un po' a quello che dicevamo prima e noi siamo, ecco, forse l'estremizzazione più libera di tutto questo discorso. Ecco qua. Fantastico. Nel chiacchierare abbiamo spoilerizzato un'altra domanda. Siamo fantastici. Cioè, nel senso, analogico o digitale, e adesso è inutile che ve lo chiedo, cioè, penso di aver già capito che qua si va di analogico a tutto spiano. Sì, per suonare, per le prove assolutamente sì, ma per registrare no, per esempio, nel senso che non siamo così di retroguardia, nel senso utilizziamo supporti digitali quando questi servono, utilizziamo supporti analogici quando questi rendono, ma dipende dal contesto. Noi facciamo le prove in uno studio in cui c'è un vero Hammond, un vero Rhodes, ampli Vox, Fender, Marshall, non oltre il 70, come per la chitarra, dico, lo stesso per il basso, ampie, cioè il suono, perché quello ci serve per dare il suono alle prove. Sì, certo, ma se devo registrare un brano per mandarlo a qualcuno, mi attacco in una amplificazione digitale e poi vado, insomma, vado tranquillo. Ma per forza, cioè, non... uno perché è molto più comodo, cioè, due perché è molto più veloce, tre perché hai suoni uguali con tutti. Sì, ma... esatto. Poi penso, se devi lavorare su delle idee, il suono conta... per me in quella fase fino a un certo punto, cioè, o il suono è concetto per qualche cosa, ma se non lo è, si tratta solo di trasmettere, potrei farlo con una chitarra acustica, quello che faccio con il digitale per trasmettere musica, no? Quindi, cioè, come dici tu, cioè, alla fine è quello la sostanza, no? Cioè, se devo fare qualcosa non è che serve per forza avere chissà cosa, basta poco. Il suono prima parte dal cuore, dalla testa, dalle mani, prima di arrivare in qualche ampli, diciamo, per cui... Sono d'accordissimo. Adesso io vi devo fare una domanda che faccio un po' a tutti, e prima o poi, credo, questo me l'ha segnalato un caro amico musicista, anche lui mi ha detto: guarda, a continuare a fare quella domanda prima o poi ti contatteranno e ti spaccheranno le orecchie. A me non me ne frega niente, io sono anarchico, quindi a me che cazzo me ne frega. Cosa ne pensate dei talent? Allora, cosa ne pensiamo dei talent? Guarda, abbiamo avuto un'esperienza in questo senso, e pur non essendo persone umili sostanzialmente, prima della premiazione avevamo il sentore che saremmo stati premiati, e temo che siamo arrivati ultimi, ufficiosi di chi ci doveva premiare fuori camera, fuori contesto. Che cosa penso di talent? Penso che sia tutto detto, nel senso che cioè, il talento per vincere quei talent non è il talento che viene richiesto per suonare, quindi non dico male, non diciamo male, ma non ci riguardano, anche perché non abbiamo né l'età, né il fisico, né l'appile per poter partecipare a qualche talent di quel tipo. Allora, io faccio questa domanda, e quello che ho spiegato al mio amico è detto: ma io credo che non mi chiamerà mai nessuno per dirmi smettila di parlare dei talent. Primo, perché
è una domanda, secondo perché non parlo male dei talent, ma voglio capire se questa moda dei talent, a furia di chiederlo a musicisti che lo fanno più o meno di mestiere, voglio capire se questi talent hanno un futuro. Da quello che sto traendo a tutte le domande che sto facendo ai musicisti, mi sto accorgendo che non c'è un grande futuro. Più ci sono sempre più musicisti che stanno snobbando appunto il mondo dei talent. Credo che arriveranno a un punto, la TV, che se li creeranno loro i musicisti pur di fare lo spettacolo. Però saranno dei... Spesso e volentieri anche così è già... Quelli che funzionano sono creati a tavolino in quel contesto. Ecco, diventerà un po' come forum che si inventavano le diatribie e quelli erano solo attori che si inventavano le cose. La cosa negativa che ti posso dire, però diciamo solo in parte, è che nel settore o nel genere musicale in cui siamo noi cominciano a vedersi delle operazioni di talent quando in realtà queste servono solo, mi permetto di dirlo senza fare nomi, se no qualcuno me, diciamo, per sfruttare un po' l'energia dal basso a budget completamente compressi verso il basso e quindi non premiare chi dovresti premiare e mettere in un calderone, cioè oggi un gruppo emergente come il nostro magari è costretto a passare attraverso, nel genere che suoniamo noi, dico io, magari un talent quando 10 anni fa sarebbe stato invitato in cartellone, ma senza problemi proprio. Perché? D'accordo. No, ecco, io non voglio dare risposte assolute perché non le ho, però sinceramente spingere la musica verso la competizione mi sembra veramente sbagliato, cioè nel senso che non appartiene alla musica il senso della competizione. Però sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Difatti l'altro discorso appunto sui talent, che io, ecco, è quello proprio che non sopporto, a parte la competizione che io non sopporto, è una cosa che non mi piace in assoluto, anche perché poi quando c'è di mezzo la competizione viene fuori il peggio di me, e che mi devo fare giudicare da 4 giudici che non sanno che cosa vuol dire la musica. Quindi conviene perdere, confermi? Senza ombra di dubbio. Allora siamo felici. Oh, se andiamo indietro nel tempo, il primo Sanremo che ha fatto Vasco Rossi è arrivato ultimo. Esatto. Allora, possiamo così. No? Anche quando fece Lucio Dalla sui tempi. Bravo, bravo. Ecco, un'altra cosa, bravo, che sto notando ultimamente, e mi piace poco, alcune band che vanno fuori a suonare nei locali, caspita, l'80% con le basi. Sì. Che triste. Eh già. È già. Tristissima sta cosa, cioè io piuttosto non esco. Adesso, ma guarda, è un metodo per accorciare il lavoro, nel senso che quel lavoro preparatorio alle prove, no, non sto dicendo che è positivo, però ti dico così la mia, è quel lavoro preparatorio che si fa alle prove, che serve a far suonare la, diciamo, la sostanza del pezzo come se fosse una base, cioè quindi come se fosse, diciamo, in time, come se fosse ben suonato, in stile, ci vuole del tempo e del lavoro per farlo. Qualcuno questo passaggio lo vuole saltare, confida nelle orecchie dell'ascoltatore che non distinguono e fa questo. Comunque spezzo una lancia a favore anche dei musicisti che vanno con le basi, anche perché il cachet che poi gli viene dato sul locale è talmente basso che preferiscono andare lì in 2, in 3 con le basi. Cioè, però esisterebbe anche la possibilità di arrangiare diversamente la stessa musica sempre in 2, sempre in 3. È questione di lavoro, di come vuoi fare. Insomma. Per esempio, io collaboro con un negozio di strumenti musicali, Firebird di Tradate, qua vicino a Varese, che è quello che mi dà le chitarre da recensire, eccetera. C'è un'amicizia forte tra me e il titolare, Andrea. Lui ha accorciato la band, lui praticamente fa... esce fuori a suonare in acustico, lui suona, è un chitarrista pazzesco, bravissimo, suona in acustico, voce femminile, fine. L'unica base che si mette sotto è lui stesso con la loop station. Ma quella non è una base, è una base attiva, la fa lui. Bravo, bravissimo. Quindi, allora a quel punto, se devo abbassare il cash, farmi pagare poco, taglio la band piuttosto. Sì. Però riarrangio. Cosa di diverso, capito? Quello che dicevo. È bravo. Ma devi, come dici tu, Filippo, devi lavorare. Devi lavorare, perché sennò non funziona. Punto di partenza, questo è il discorso. Esattamente, esattamente. Beh, insomma,
è stata una bella chiacchierata, ma prima di concludere volevo chiedere, Filippo, parto da te, la tua chitarra preferita? Allora, la mia chitarra preferita, bella domanda. Due non posso, posso sceglierne due oppure posso scegliere... anche due, qua, guarda, qua, se vuoi. Qua. Allora, le mie due chitarre preferite, io avrei voluto mettere in riferimento alle chitarre che ho usato nel disco, perché ho usato nel disco diverse chitarre, ho diverse chitarre che amo. La preferita è una 345 Cherry del 67, con cui suono, e l'altra preferita, le altre due, sono una Telecaster Custom, sempre del 67, e poi una Strato Refin del 62. In più, diciamo, mettiamo tra le preferite una chitarra di minor pregio economico ma di gran valore per me, una Tokai Love Rock Reborn Old dell'80, alla quale ho fatto alcune lavorazioni, la verniciatura, la nitro, ho cambiato pickup, che suona, come dico io, come un vero vecchio Les Paul, con quello scampanellio e con pochi passi, no? Ci intendiamo. Quindi queste sono le chitarre preferite nella prima fascia. Te ne devo dirne due, ma non sono riuscito. No, vabbè, ma diventa difficile, ti capisco. Beh, della Tokai ti do pienamente ragione, perché io tempo fa, sempre appunto da questo negozio, andai a comprare una 335, una Gibson 335. E non ce l'aveva lì in quel momento, non ne aveva, però aveva una 335 Tokai. E lui mi disse, senti, guarda, poi se vuoi te la ordino, ma prova questa, portatela a casa. Te la porti a casa, ti fai la recensione, te la tieni una settimana, 10 giorni, poi quando torni mi dici com'è. Non è più tornata in negozio. È così. Poi le chitarre, soprattutto quelle vecchie, sono tutte diverse una dall'altra, quindi non deve passare il messaggio che se è vecchia suona bene. Potrebbe suonare anche, no? Però diciamo, ha talmente tanta, diciamo, discrezionalità questo concetto, per cui magari due Fender dello stesso giorno sono veramente molto diverse, una più sui medi, una più sugli alti. E bravo. La produzione moderna è più difficile trovare questo, c'è un po' più di uniformità sostanzialmente, secondo me. Bravo, pienamente ragione. Poco tempo fa è stato qui al salottino Chris Mantello, che è un countryman pazzesco. Lui ha il suo ultimo LP, l'ha inciso a Abbey Road, è un musicista pazzesco. Si è presentato qua al salottino con la sua Telecaster del 58, mi sembra, 58-59. La chitarra pazzesca. Ma lui stesso mi dice, guarda, l'ho portata perché so che te piace, per fartela provare e per fartela suonare un po' e per far divertire. Ma io mi trovo da Dio, veramente, mi trovo veramente bene con l'altra Telecaster messicana. Magari il manico è più adatto a te, tante cose, insomma. Capito, quindi non è detto, come giustamente dicevi tu prima, che bisogna per forza andare su una Les Paul del 58. Magari no, lo trovi comode, alcune. Io ho una chitarra jazz che amo molto, non l'ho citata perché in questo disco non l'ho usata, la userò nel prossimo. Una vecchia LG84, bellissima, no? Però il manico è molto scomodo, cioè, quindi per devi suonarci un mese per suonarci bene, perché poi ti abitui, no? Nel momento in cui non la cambi la chitarra, utilizzi sempre. Sì, poi però ti trovi male con le altre. Vabbè, certo, appunto, vabbè, d'accordo. Quando torni. Perché anche le dita si abituano, no? Anche fisicamente alla dimensione del manico, alla distanza tra le corde, tante cose. Adesso non facciamo una digressione chitarristica troppo, però insomma è così. E quindi la chitarra con cui ti trovi naturalmente meglio è quella che dovresti usare di più, perché fondamentalmente sei più libero, perché tanto la chitarra sarebbe un ostacolo rispetto alla musica. Meno questo ostacolo è importante, più ti esprimi. Chiaro. La batteria che preferisci di più? Allora, io ho un set DV Collector in acero e posso dire che è stato sempre il mio amore, dopo aver lavorato anni indietro con delle Ludwig. Rullante, Supraphonic, Ludwig, tutta la vita. Piatti Paist o Zidia? Ti dirò che ho appena cambiato il mio set Zidia in Mile. E mi sto trovando molto molto bene. Però ha fatto veramente dei passi da gigante, un'azienda che a me sta piacendo molto, e quindi mi trovo per ora ben soddisfatto. Beh, insomma, scendevi dai Zidia, anche non sono mica male. No,
tanti anni fa, guarda, tanti anni fa era, ero tutto Ludwig e Paisti. Poi, sai, cambi, riprendi, eccetera, i vari set, e sono passato Zildjian per circa 25-26 anni, forse anche di più. Però con Minor mi trovo veramente, veramente bene. Ottimo, quanto mi piace la maturità. È vero. No, è la maturità che ti porta a scoprire cose nuove. Scherzavo. Certo, no, no, ma guarda, allora, fa tutto bagaglio di esperienza. Chiaramente gli strumenti musicali, questo è come la penso io, cambiano nella maniera in cui noi cresciamo. Ad esempio, io quando avevo 15 anni comprai la mia prima Stratocaster Fender Made in Japan, quindi era l'85-84, che secondo me le Fender Made in Japan di quegli anni erano migliori di quelle americane. Ma con la Stratocaster, quando ero così ragazzo, non riuscivo a legare, non riuscivo proprio. Innamorato pazzo della Les Paul, all'età di 19 anni più o meno mi compro la mia Les Paul, che è ancora qui con me, la stessa che ho comprato 34 anni fa, e quindi io ho fatto anni a suonare solo Les Paul, per me esisteva solo la Les Paul. Oggi sono già circa 4 anni che la mia Les Paul è appesa lì da 4 anni e suono solo Stratocaster. E quindi dipende anche dal tipo di musica. Per esempio, nel disco io ho suonato più Gibson, perché è più adatto, diciamo, più nella mia intenzione ho sentito più di suonare Gibson, a parte alcuni brani. Il brano iniziale, Freedom, per esempio, è fatto con la Strato, oppure quel brano che ho, Hope, che in mezzo è fatto con la Tele Vintage. Però gli altri sono, diciamo, più da Gibson. Poi da sé è una questione di sensibilità del momento, anche così. Sicuramente, beh, certo, questo è senza ombra di dubbio. Ora parliamo però del basso, che è quello strumento che io ammiro molto. Apriamo un attimo una parentesi, il corso è un po' lungo. Ah, però! Allora, come suono? Allora, io dopo tanti anni sono ritornato alla timbrica del Precision. Ale. Che è la timbrica, allora io penso che quando un musicista comincia con un certo tipo di strumento, c'è un imprinting che poi lo fa ritornare a suonare quello strumento lì. Allora, io logicamente quando ho iniziato con delle copie, non so se era Echo, sicuro, o Melody, queste ditte qui. Però la timbrica, diciamo, era quella del Precision, quindi pick up splittato, volume e tono. Dopo ne ho avuti tanti. Io, diciamo, i suoni in testa ce ne ho tanti, perché avendolo fatto anche per mestiere la liuteria, ho tanti strumenti, mi costruisco io, l'assemblo, quindi io ho anche Fender. Diciamo che però il suono a cui sono legato è il Precision, cioè volume, tono e stop. Fine. Poi non è detto, come dicono tanti, che il suono è uno solo, ci saranno 10 i suoni su un Precision. Come le Squire. Quindi poi la persona è con mani, però è quel timbro grosso, imponente, di medio bassi, lo preferisco ai due pick up del jazz, tutto qua. È il mio suono. Lo accompagni con che amplificatore? Allora, in questo momento uso degli amplificatori molto flat, quindi addirittura io uso dei pre, ultimamente, ecco, c'ho un pre della Lele. Diciamo che separo la pianificazione e poi entro su un finale molto flat, quindi. Ok, le timbriche, ok, degli amplificatori storici mi piacciono, ecco, Ampeg per me è il numero uno, quindi il valvolare Ampeg, anche i transistor mi piacciono Ampeg. Diciamo, mi piacciono che sono i fondamentali Orange. È una cosa che a cui vado di meno, diciamo. Suono io lo cerco più sulle mani. Ho capito, fantastico. E quindi anziché trovare il suono sulle manopole, come... sì. Tu ci metti le mani, ci metti l'anima.
uso tutto quello che mi suona, diciamo, non mi faccio problemi, io ho strumenti anche da 100 euro. Ah, va bene, va benissimo, anch'io. Suonano benissimo. Quindi d'accordo. Però secondo me lui non ti dice una cosa, che ha le mani d'oro, quindi lo strumento da 100 euro ritoccato da lui già ne vale precisissimo. Quella è la prima cosa fondamentale. Anche uno strumento da 100 euro va provato, e poi se c'è una base su cui lavorare, diciamo, che promette, allora uno ci investe in varie, che non è il pick up. Strumento deve suonare l'assemblaggio dei legni. Sì. Può suonare e no, ma questo succede anche per Fender. Quindi io la ricerca è più sul modo in cui si suona, sulle mani, sulla tecnica tua, diciamo, che tecnica che ti crei tu negli anni. D'accordo. Guarda, prima mentre si parlava, mi è passata la voce, no? Come le Squire. Beh, io devo dire che ultimamente ho acquistato una Squire Classic Vibe 60. Sì. Devo dire che hanno fatto la Squire un lavoro pazzesco. Sì, che diciamo che quella fascia di prezzo di Fender ha dovuto alzare il livello per forza, perché c'era una concorrenza incredibile. Quindi bravo. E sotto per anche i Made in Messico, anche quello che è Made in Messico, la qualità, se ci fai caso, è molto più alta adesso. Sì. Per forza di cose, tutto quello che è, diciamo, intorno ai $1,000, 1,000 euro. Ma anche perché poi quello che dicevamo prima sul suono, no? Quando tu hai una chitarra, uno strumento che può fare diversi suoni, molto spesso si assomigliano tra di loro, non riesci a comprendere neanche la differenza. Quando hai un pick up che fa un suono solo e un potenziometro, io ho una vecchia 175 che ho un pick up solo, quindi so di quello che parlo. Ah, porca boia! Spostare un millimetro il tono del volume o del tono cambia suono. Spostare la mano più avanti o più dietro cambia suono. Se invece tu non hai questa base di partenza, non puoi fare davvero suoni diversi. Puoi fare una variazione dello stesso suono, che è un po' una confusione. In fondo, diciamo. Cambiare anche solo il plettro. Plettro, sì. La posizione dove lo suoni, la forza con cui plettri, quello cambia suono quando lo strumento è sensibile, però dall'altro lato non perdona, cioè nel senso che se sbagli non puoi nasconderti dietro un suono gommoso. No, beh, certo che no, cioè, mamma mia ragazzi, questo è spettacolo. Cioè, questo è spettacolo. Sperai qualcosa di diverso. Sì, ma allora, vedo male o è un no fret? No, questo è un fretless, sì. È uno strumento che mi ha venduto un mio amico a... mi pare 50 euro. Ma dai, è un made in Japan, non è proprio in Japan, è un craft in Japan. È un manico molto risonante. E lui me l'ha regalato. Allora, il prezzo è da regalo. È da regalo, vero. Ha fatto in modifiche varie. Non c'era pick up di manico. Qui c'era vicino la placca del jazz, c'era una buca. Lui aveva coperto con un pezzo di plastica. Era molto divertente. Io un attimo l'ho rivisto tutto quanto, è uno strumento che suona tantissimo. Cioè, corde da Dario, se ho visto bene, corde da Dario. Corde da Dario, esatto. Sì. Sono dei nickel. Quindi non vuol dire, ecco, diciamo, questo è tutta una questione poi di manico, il manico che è tutto. Il manico è risonante. Questo strumento qui ha un legno del corpo che è una cosa indefinibile, non si sa che legno è. È un legno bruttissimo, però molto scaglioso, però tutto il lavoro lo fa il manico, come tu sai. Senti, è un effetto luce il mio o la tastiera sembra più ebano che palissandro? La tastiera è un rosewood, penso che tanto. Ah, ok. In Giappone, quindi si vede, no, però, lo vedevo un po' scuro. Ah, ok. Poi è stato defrettato. Comunque è uno strumento che lui mi aveva prestato una volta in live, così per gioco, ma suonano, faccio un pezzo, mi ricordo che sentì che suonava benissimo, nonostante aveva un pick up solo di ponte, perché lui dice tanto per fare i suoni alla Iaco il pick up di manico non serve, lui aveva questa idea, quindi c'era una buca
C'è una cosa inquietante, è un personaggio inquietante. Io me l'ho rivisto tutto, ovviamente qui mi sono dovuto inventare una copertura, perché qui c'era una buca, no? Fatta con lo scalpello addirittura. Ma però... Quindi tutto un lavoro, il relic, diciamo, era già fatto da lui, l'ho diciamo, un po' migliorato. Questo è uno strumento che suona tantissimo, lo dobbiamo suonare stasera per un pezzo. Stanotte ormai. Stanotte. Okay. È vero, ormai stanotte. Fantastico. Molto dinamico, ecco. Io uso tutto quello che mi suona. Quello che non suona lo lascio agli altri. Negozio sul cavalletto. Fai benissimo, ottimo. Va bene ragazzi, allora io a questo punto direi che vi lascio suonare, se no veramente facciamo... No, figurati, è un piacere scambiare due chiacchiere con, diciamo... Ah, io lo adoro, infatti ho inventato Salottino per quello, per scambiare due chiacchiere con chi parla la mia stessa lingua, perché poi diventa difficile a volte, ho degli amici che non fanno niente di musica e quando ci troviamo magari al bar a far colazione o a bere un caffè veloce, loro mi parlano di calcio, ma io non so neanche come è fatta la palla. Diventa difficile. Allora, grazie al Salottino, io ho persone stupende, meravigliose come voi, che... Grazie, ricambiamo di cuore. Grazie. Bene, ragazzi, buona continuazione di serata. Benvenuti al Salottino. Vi ringrazio di essere stati qua con noi. E in bocca al lupo per tutto il vostro live e il vostro LP. Metteremo chiaramente in descrizione dove andarvi a sentire, dove trovare tutto quello che parla di voi, e noi vi ascoltiamo sempre. Grazie, è un piacere. A presto, arrivederci. Ciao, ciao ragazzi.